Allora, buonasera a tutti, un salutone da Roberto di Viaggio Fotografico Simona, sempre di Viaggio Fotografico. e da Claudia, guida turistica della Tuscia. Fantastico. Allora, benissimo. Abbiamo con noi un ospite speciale questa sera, come avete visto, si è già presentata, ma si presenterà ancora meglio poi. Io volevo darvi intanto il benvenuto a questa nostra ennesima diretta. Vi pregherei di darci un segno in chat della vostra presenza, se siete connessi, se ci siete tutti quanti, se tutto va bene. E in questo modo così abbiamo anche un vostro feedback e sappiamo che è tutto a posto. Nel frattempo che iniziamo, vi voglio ricordare che potete condividere la diretta sui vostri profili, quindi fate clic sul pulsante condividi che vedete in basso e così anche i vostri amici potranno saperne di più sui nostri programmi. Detto questo, l'altra cosa importante, naturalmente usate la chat non solo per dirci se tutto va bene e se sentite correttamente, ma anche per fare tutte le domande che volete. Durante la diretta, Simona, che è in regia oggi, ci darà ci darà man mano i link. Per poter avere più informazioni in merito ai nostri viaggi e quindi insomma avremo un'interazione totale. Un saluto anche agli amici di TB World che si sono connessi e che sono il nostro tour operator di riferimento per questo viaggio. Ricordo che tra l'altro, oltre a Tibi, che è il tour operator di riferimento, come detto, abbiamo anche la nostra Paola Congiu dell'agenzia Mille Passi di Vetralla che sta condividendo la diretta con i suoi follower e che, se vorrete, potrete iscrivervi al nostro viaggio anche contattando direttamente Paola Congiu. Bene, volevo presentarvi prima di iniziare un attimino la nostra invece Claudia Moroni, la nostra guida della Tuscia, che poi ripeto, la sentirete meglio quando parleremo del viaggio nella Tuscia, ma volevo così che si presentasse in due parole anche lei. Sì, grazie Roberto, grazie Simona, è con grande piacere che partecipo a questa diretta perché ovviamente quando si parla di Tuscia si parla di casa mia e quando si parla di casa mia mi sento in obbligo e dovere e piacere di presentarvela al meglio e quindi sarà un piacere accompagnarvi durante il viaggio, ma forse ancora più piacere darvi un'anteprima o comunque darvi un assaggio di quello che poi sarà il viaggio vero e proprio. Fantastico, grazie anche alla nostra Claudia. E allora io Simo inizierei con la diretta. Un saluto Certo. a Roberto e all'altro Roberto che ho visto che si sono connessi e grazie di stare con noi anche in questa occasione. Togliamo allora il video a me e a Claudia e lasciamo solo quello del. E tra un attimo dovremmo. Eccolo qua. Ci siamo. Fantastico. Allora, questi sono i nostri viaggi per l'estate 2020. Come vi dicevo, abbiamo un bel programma perché vedremo che ci sono diverse novità sui nostri itinerari. Si sente ancora? Sentite ancora bene? Simo, tu senti? Ok, fantastico. Per cui dicevo, torniamo finalmente a viaggiare dopo mesi e mesi
di lockdown, dopo l'obbligo di rimanere a casa, finalmente, diciamo, passato il periodo di fermo totale, che, come sapete, ci ha dato il Covid, che ha completamente cambiato il nostro modo di essere, di vivere e di pensare. Finalmente, in quella che abbiamo chiamato la fase 2, possiamo ripartire e iniziare a viaggiare di nuovo, ovviamente con modalità diverse, però potremmo praticamente ricominciare a muoverci insieme su nuove destinazioni. E ora ci arriviamo. Questo dopo il Covid è un tempo di bilanci. Perché? Perché praticamente noi ci siamo chiesti un po', io e Simona, per ripartire, ci siamo un po' chiesti chi siamo. Come sapete, diciamo, è stato un periodo di grandi riflessioni per noi. Il chi siamo ci è servito a mantenerci mentalmente attivi con una serie di scelte e quindi a confermare il nostro percorso. Siamo fotografi, siamo viaggiatori. Cosa sappiamo fare? Sappiamo organizzare viaggi, almeno speriamo di saperlo fare bene e di farlo in particolar modo per chi è appassionato di fotografia. Naturalmente dobbiamo mantenere la nostra identità di viaggiatori e di fotografi in un mondo che è cambiato non nello spirito, ma nelle modalità di viaggio. E poi vedremo anche questo. Naturalmente ci siamo anche chiesti, e questo insieme anche al nostro tour operator TB World, come poter migliorare il lavoro fatto fino a questo momento per rendere i nostri viaggi ancora più belli, ancora più interessanti e aggiungerei anche più sicuri di prima, visto che in questo momento, oltre agli aspetti, diciamo, emozionali di un viaggio, dobbiamo pensare anche a quelli legati alla sicurezza che ci viene imposta e richiesta dagli effetti di contenimento del Covid. Come sfruttare le difficoltà? Ebbè, un primo modo è quello di rimanere in contatto anche con queste nostre dirette. Le dirette ci permettono di fare una cosa che prima non avevamo, in realtà l'avevamo pensata, ma probabilmente non sarebbe stata così interessante, così facile, perché non eravamo, 6 mesi fa, non eravamo abituati a connetterci in diretta per ascoltare delle cose, come stiamo facendo, come abbiamo fatto in questi mesi. Per cui le dirette ci vedrete fare altre dirette prima dei viaggi, perché attraverso la diretta nella chat potremo rispondere alle vostre domande. E finalmente è arrivato il momento di ripartire. Questa foto voglio ringraziare Roberto Manfredi che ce l'ha regalata. L'abbiamo fatta a Trastevere, da un fotografo di strada che riprendeva con una vecchia macchina folding e in mezzo alla strada usava la fotocamera anche come camera oscura per esporre la carta, svilupparla al buio in mezzo alla strada e poi consegnarcela direttamente pronta e fissata. Quindi ringrazio Roberto Manfredi di questo regalo, che tra l'altro è anche il mio profilo Facebook, e l'abbiamo fatta durante il workshop Vacanze Romane l'anno scorso. Dicevamo, per ripartire, ci siamo un po' interrogati su chi siamo. Per noi viaggiare è uno stile di vita e fotografare è un linguaggio di espressione.
Noi effettivamente, io e Simona ne abbiamo fatto anche un po' il nostro cavallo di battaglia, un po' anche il nostro legame alla nostra unione, che come sapete è anche personale, affettiva, ancor prima che professionale. Per noi quindi viaggiare e fotografare non è solo un lavoro, ma è veramente, veramente molto di più. E vediamo perché ripartiamo con la nostra Italia. Ripartiamo con l'Italia per una serie di motivi. Noi da anni lavoriamo su itinerari lontani, viaggi esotici in praticamente quasi tutti i continenti. L'unico che non abbiamo toccato ancora è l'Australia, ma abbiamo fatto tutte le Americhe, l'Africa, l'Asia e l'Europa, per cui davvero abbiamo fatto destinazioni meravigliose insieme a voi. In seguito al lockdown è arrivato il momento, e questo lo diciamo veramente con estremo piacere, è la grande opportunità che ci ha dato il virus di riscoprire il paese più bello del mondo e veramente di poterlo fare in un modo etico e sostenibile che vedremo tra un secondo. Allora, perché l'Italia? Innanzitutto perché l'Italia è vicina, è comoda e possiamo muoverci in sicurezza. Anche le disposizioni governative di contenimento del Covid, per quanto permettano, diciamo ancora un pochino sconsigliano di muoversi, oltretutto di muoversi all'estero. Mentre invece noi in Italia possiamo muoverci in sicurezza, rispettare tutte le regole e contenere gli effetti del virus. Il problema principale con l'estero è la cancellazione dei voli, che vorrei dire, ahi noi, sono ancora tantissimi quelli che vengono cancellati, e quindi si rischia che di conseguenza a un cancellamento di voli vengano cancellati anche i nostri viaggi. L'Italia, naturalmente, essendo più vicina, costa meno. Perché ovviamente i viaggi in Italia, proprio gli spostamenti, sono decisamente più economici. Dopodiché, viaggiare in Italia aiuta a migliorare l'economia locale e a riprendere il lavoro per le piccole imprese. Mi riferisco in particolar modo alle strutture ricettive nelle quali abbiamo scelto di soggiornare, quindi agriturismo, case vacanze, piccole realtà locali che ci hanno anche dato una mano. Vorrei dire a questo proposito, noi abbiamo fatto una call, abbiamo chiamato i colleghi di strutture ricettive italiane per chiedere loro la disponibilità di candidarsi. La nostra Claudia, ad esempio, l'abbiamo coinvolta proprio grazie a questa chiamata. È stata lei stessa a presentarsi a noi, a dirci perché non organizziamo insieme qualcosa nella mia Tuscia, e quindi noi l'abbiamo ringraziata e abbiamo organizzato questo viaggio insieme a lei. Quindi l'ultima cosa, la Tuscia è la grande opportunità, l'Italia è la nostra grande opportunità per vedere l'Italia che, come sapete, è infinita, è ricchissima e non saranno mai abbastanza le occasioni per conoscerla veramente tutta. Noi abbiamo scelto di esplorare i posti meno conosciuti. Sicuramente ci sono destinazioni che abbiamo fatto e che continueremo a rifare in Italia, meravigliose come Roma, Venezia e altre città meravigliose, Matera, ma in questo momento ci dedichiamo all'Italia minore, a quella Italia che spesso non si ha modo di visitare, se non altro perché non la si conosce abbastanza. E quindi vi do un accenno velocissimo
sui prossimi viaggi in Italia previsti per il 2020. Vado velocissimo, abbiamo questo qui sulle Orme di Circe dal 20 al 24 luglio, quindi tra una settimana precisa, e le iscrizioni sono ancora aperte e ora tra 2 minuti vedremo anche i dettagli di questo viaggio. Le iscrizioni sono ancora aperte, c'è ancora posto, per cui se volete potete aggiungervi a noi, il gruppo è già confermato. Anche confermato è il viaggio ai Etruschi che si farà subito dopo, dal 26 al 30 luglio. Li abbiamo messi in orari così ravvicinati, in date, scusatemi, così ravvicinate, in modo che chi vuole farli entrambi non solo potrà ottimizzare i costi di viaggio fino a Roma, perché entrambi i viaggi partono da Roma, ma potrà anche risparmiare sulla quota di iscrizione al viaggio, perché c'è un piccolo sconto per chi approfitta e li abbina insieme. Tra qualche giorno, tra un mese, avremo Vacanze Romane, la seconda edizione con un programma totalmente nuovo di viaggio, e lo faremo nei giorni proprio a cavallo di Ferragosto, dal 12 al 16 d'agosto. Poi faremo la Sicilia dall'1 al 10 di ottobre, infine l'Appia Antica dal 30 novembre, dal 30 ottobre all'8 novembre. Questi ultimi due li dobbiamo ancora verificare bene, ma come vi dicevo, lo faremo a strettissimo giro. E poi altri arriveranno per il 2021. Come viaggiamo? Abbiamo sempre viaggiato e abbiamo sempre fotografato. La nostra priorità è sempre stata quella della sicurezza nostra e di chi viaggia con noi, e quindi ora, dopo il Covid, la sicurezza di tutto il gruppo continua ad essere la nostra priorità. E questo vuol dire che, ad esempio, partiamo nel rispetto di tutte le norme di distanziamento sociale e di contagio per prevenire il coronavirus. Naturalmente rimane lo spirito di viaggio, la voglia di stare insieme, e di fotografare, rimangono le stesse, con qualche accortezza in più. E vediamo cosa intendiamo a livello logistico con queste cose che vi ho detto. Innanzitutto avremo un pulmino da 9 posti occupato solo in 6 persone. Questo naturalmente ha dei costi un po' maggiori, però possiamo viaggiare opportunamente distanziati e in totale sicurezza anche durante gli spostamenti che faremo. Avremo il contatto via radio per chi non vuole approfittare del pulmino, che non è obbligatorio, ha un costo a parte, però chi vuole viaggiare con noi in macchina, magari mi riferisco a persone che viaggiano volentieri, attraversano l'Italia volentieri da soli con i mezzi propri, oppure che partono da qui vicino, Roma, e vogliono venire viaggiando con la loro macchina, questo è possibile. Avremo le radio ricetrasmittenti a disposizione per rimanere in contatto tra il pulmino del capogruppo e eventuali altre persone che si unissero a viaggiare con noi con i mezzi propri. Naturalmente indosseremo sempre le mascherine nel rispetto reciproco. Vediamo come dormiremo. Questo è uno dei casali di agriturismo nei quali dormiremo. Vi ho parlato di viaggi etici e sostenibili proprio perché andremo a dare una mano con le nostre prenotazioni a strutture piccole che, come sapete, sono state totalmente bloccate per 3 mesi e che adesso hanno ancora molte difficoltà a riempirsi come era un tempo. E quindi faremo tutto questo per dare una mano anche ai piccoli imprenditori che ci hanno dato anche il loro sostegno in questo periodo, per offrirsi e stare a nostra disposizione per organizzare questi itinerari italiani.
Nel viaggio che faremo sulle Orme di Circe avremo la mezza pensione tutti i giorni, mentre invece nel viaggio Echi Etruschi, nella Tuscia, sarà la mezza pensione quasi tutte le sere. Le altre sere avremo delle convenzioni con dei ristoranti locali. La colazione invece è sempre compresa su tutti. E vediamoli adesso i nostri itinerari, entrambi quelli in partenza nei prossimi giorni proprio. Ricordo che le Orme di Circe parte esattamente fra una settimana, dal 20 al 24 luglio, e vediamoli un po' ancora più specificamente come sono organizzati. L'itinerario sulle Orme di Circe è questo qui. Come vedete, si parte da Roma, che è in alto a sinistra, e si arriva giù fino al posto più lontano, Esperlonga. L'itinerario in tutto è di circa 8 ore di auto in totale in 5 giorni, per cui i tempi di percorrenza a bordo del pulmino o delle macchine sono veramente, veramente pochi, insomma. Quindi non preoccupatevi per lunghe percorrenze, per stare tanto tempo in macchina, ma abbiamo pensato tutto perché veramente gli spostamenti fossero minimi. In totale ogni tappa, a parte quelle di trasferimento tra Roma e Latina, saranno praticamente di 20 minuti a percorrenza. Si parte e si arriva a Roma, e per chi vuole, visto che sfrutteremo sia il primo che l'ultimo giorno completamente, partiremo molto presto al mattino, per cui chi ha bisogno di dormire a Roma sarà possibile anche dormire nella struttura 8 Rooms, che come molti di voi sanno è la nostra, è mia e di Simona, e la gestiamo noi, è il nostro affittacamere fotografico a Roma, e quindi è a disposizione di chi volesse unire un pernotto in più per non dover arrivare a Roma alle 8 del mattino. Chi vuole, come dicevo, può viaggiare con il nostro pulmino oppure in auto propria e rimanendo in contatto con noi via radio. Quello che pregherei Simona di dare nella chat il link del viaggio, in modo che della pagina proprio del sito, per chi voglia iscriversi. Potete farlo cliccando sul link che vi darà Simona tra un istante. E quindi vediamo perché fare un viaggio fotografico, ad esempio, sulla riviera di Ulisse. Perché un posto così strano, così fuori dai percorsi turistici? Perché quello che scrivevo, la riviera di Ulisse è tanto bella quanto sconosciuta al turismo di massa. Io vi dico che parlando con persone di Roma in queste settimane, io mi sono reso conto che moltissimi romani, pur avendo la Riviera d'Ulisse a un'ora e mezzo di auto da Roma, praticamente non la conosce nessuno. Alcuni hanno addirittura casa a Sabaudia, e però non conoscono l'entroterra, che invece è pieno di cose bellissime che vedremo tra pochi istanti. L'altra cosa, perché un viaggio qui? Perché non tutti sanno che questa è la zona più giovane d'Italia. La storia di questi luoghi, che fino a esattamente 100 anni fa erano ancora dei territori paludosi, completamente invivibili, malarici, nei quali non c'era nulla se non la palude e la malaria. Poi c'è stata la bonifica e quindi sono nate le città razionaliste del Novecento.
le quali si trovano a pochissima distanza, 20-30 minuti di macchina, dalle paesini medievali, e il tutto in un ambiente paesaggistico veramente incontaminato. Come questo, guardate, queste sono le paludi dei Papi. Naturalmente è una foto di uno dei luoghi che vedremo durante il nostro viaggio. Sono territori paludosi ancora perfettamente accessibili e intenzionalmente conservati da parte anche delle autorità, perché qui c'è un parco nazionale che andremo naturalmente a visitare. Praticamente il parco mantiene ancora le paludi e le zone umide. Sono chiamate le paludi dei Papi perché già Pio VI e Sisto V avevano cercato di bonificare queste zone senza riuscirci, fino a che poi durante il ventennio tra gli anni 20 e gli anni 40 del Novecento, praticamente le paludi pontine hanno lasciato il posto all'agro pontino e quindi alle campagne e alle città razionaliste che poi vi mostreremo. Il sistema idrico, io inizio da qui perché? Perché non si può capire questo territorio se non teniamo presenti il sistema idrico. Non si può capire neanche fotograficamente il territorio finché non capiamo il legame che c'è tra l'acqua e il territorio. Questo è fondamentale ed è una delle prime cose che andremo ad analizzare durante il nostro percorso da queste parti. I canali di bonifica, le idrovore, sono tutte cose che sono legate a questi spazi. Naturalmente, se avete delle domande da fare, fatele pure, perché io da queste parti ci ho vissuto per 45 anni e quindi, insomma, mi sostituirò per una volta alla guida locale, facendo più da testimonial che non da guida, e quindi praticamente vi porterò a conoscere, a fotografare i luoghi che ho vissuto e amato per gran parte della mia vita. Le città razionaliste sono queste tre, fondamentalmente le più importanti: Latina, Pontinia e Sabaudia, e sono città nate veramente da zero, perché qui c'era la palude, e poi queste cose le vedremo durante il nostro viaggio. Razionalismo significa riferire moltissimo i luoghi e le architetture al momento degli anni 20 e 30, quando è nata la città. E quindi una città che si identifica molto in una sua storia decisamente recente e in controtendenza con quello che avviene in tutte le altre città, realtà meravigliose della nostra Italia, che naturalmente sono molto più antiche e piene di arte e di storia. Ma devo dirvi la verità che dal punto di vista proprio del racconto fotografico, questi luoghi devo dire che sono veramente interessanti. Del razionalismo andiamo in pieno Medioevo, quindi il castello di Sermoneta, che risale al 1400 e che è ancora perfettamente conservato. Era una vera e propria fortezza, quindi non era un castello di tipo da soggiorno estivo, ma era proprio una vera e propria fortezza nella quale ci si rifugiava per motivi militari. Potremo fotografarlo con tutta calma durante la visita al paese, e
quindi anche questo, come vi accennavo, è a una mezz'ora dal capoluogo, da Latina, insomma, per cui le distanze sono veramente brevi. Sempre a mezz'oretta di distanza, ma in direzione completamente opposta, abbiamo il Circeo, San Felice Circeo, sull'omonimo Monte Circeo, il monte della Maga Circe, con scogliere, con il faro sul mare, un villaggio, un paesino delizioso, arroccato veramente tra il cielo e la terra. Qui da queste parti, ovviamente, la Maga Circe continua a farla un po' da padrona, proprio perché questi sono i luoghi di una parte dell'Odissea. Oltre a San Felice Circeo, un'altra delle mete meravigliose che ci sono da visitare, che visiteremo, è Sperlonga, meno conosciuta, a metà strada tra Roma e Napoli. È una città che praticamente, come vedete, è a picco sul mare, è chiamata la Città Bianca dal suo colore perché tutto il centro storico è completamente bianco. Quindi la città veramente brilla di luce propria anche quando la si vede a distanza. Ed è una delle mete più importanti che faremo insieme. Abbiamo anche Sabaudia, di cui abbiamo accennato, un'altra delle città di fondazione, un'altra delle città razionaliste, in cui si vedono palesemente i segni di un'architettura pensata per una città nata nel nulla. Quindi le strade sono tutte molto ampie, sono tutte perpendicolari tra loro, proprio perché si ricostruivano, il momento storico era quello, si ricostruivano i principi del cardo e del decumano delle città romane e quindi le città ideali fondate durante il ventennio avevano comunque questa struttura che, devo dire, è piuttosto interessante da notare, insomma. Camminando qui veramente sembra di stare in un documentario dell'Istituto Luce e siamo circondati dal Parco Nazionale del Circeo su tre lati e su un lato la città di Sabaudia si affaccia sul mare. E poi c'è Pontinia con queste sue architetture, con questo suo senso di desolazione estiva, che veramente è particolare. Io qui ho messo una cosa che fa sorridere, ma è carina questa cosa perché proprio all'ingresso principale della cittadina di Pontinia c'è un concessionario di trattori di Mieti Trebbie, perché è lì da sempre. La gente a Pontinia viveva e continua a vivere di agricoltura ormai meccanizzata. Per cui c'è una vera e propria vetrina, un'esposizione di trattori all'ingresso principale della cittadina di Pontinia. E la vedremo nella sua particolarità, che è un'altra delle cose importanti, è che è sede insieme a Sabaudia di una delle più grandi, della più grande comunità di indiani Sikh d'Italia. Qui è facile vedere per strada le persone indiani andare in giro col turbante in bicicletta che si spostano tra casa e i campi dove vanno a lavorare. E poi abbiamo un'ultima bellezza che è il borgo antico di Fossanova. Si trova sulla via Francigena, che come sapete è uno degli antichi cammini che collegavano Roma e non solo a Santiago de Compostela, e quindi sui vecchi percorsi di cui poi ci parlerà anche Claudia che ci sta ascoltando e alla quale lascerò la parola tra pochi istanti,
perché la via Francigena continua anche nella Tuscia che andremo a vedere pochi giorni dopo. Quindi il borgo di Fossanova interamente conservato, splendidamente conservato, chiuso al traffico, ha una sua abbazia cistercense, meta di pellegrini, e ovviamente vedremo questo borgo di incontaminata e rara bellezza. Io lascerei, prima di passare la parola a Claudia, 20 secondi per ricevere delle domande, se ne avete da fare su questo viaggio, e poi se non ce ne saranno lascerò immediatamente la parola a Claudia. Naturalmente, se volete le domande potete farle alla fine, e se avete qualcosa da chiedere subito io sono qui. Simona, non so se hai delle novità per me. No. Ok, nessuna domanda, e quindi se è tutto chiaro io lascio la parola alla nostra Claudia Moroni, la nostra guida del viaggio Echi Etruschi, che faremo tra pochissimi giorni, dal 26, fra 13 giorni, dal 26 al 30 luglio. Claudia, a te la parola e grazie. Ecco, arriva Claudia. Perfettamente, Claudia. A te la parola. Il vostro primo viaggio, diciamo che si svolgerà in luoghi piuttosto giovani, e così alla stessa maniera il viaggio in Tuscia invece si svolgerà in luoghi antichissimi, si svolgerà in luoghi che hanno la loro origine tanti tanti secoli avanti Cristo, quindi partiremo dal X secolo avanti Cristo con la scoperta della civiltà etrusca, con la visita di Cerveteri, con la visita di Vulci, che sono due delle metropoli etrusche più importanti. E la Tuscia è tanta, è terra antica, è terra di cavalieri, è terra di villaggi, di borghi, di villaggi abbandonati, di città fantasma, ma è anche terra etrusca. Quindi diciamo che coloro che per primi hanno sfruttato il territorio della Tuscia sono gli Etruschi, tant'è che Tuscia è proprio, significa proprio terra abitata dagli Etruschi. Uno storpiamento del nome, Etruschi Tusci, porta all'individuazione della Tuscia come luogo abitato dagli Etruschi. La Tuscia è una, diciamo, parte dell'Etruria, l'Etruria è parte dell'Umbria, parte della Toscana e parte del Lazio, e anche l'Etruria è terra abitata dagli Etruschi. Quindi in qualche modo diciamo iniziamo il nostro viaggio proprio da qui. Quindi io mi rilascerei subito ad alcune delle tappe che faremo, alcune tappe insieme e alcune no, quindi ecco, questa meravigliosa foto ci mostra subito Vulci. Vulci è, ripeto, una delle metropoli etrusche più importanti. Vulci è un connubio perfetto tra l'archeologia e la natura, parco archeologico naturalistico, quindi ne avrete di foto belle da fare. Ma peraltro apro e chiudo una parentesi, il viaggio che avete organizzato è tutto particolarmente favorevole alle foto, si presta molto. Quindi avrete spunti per diciamo per quello che è il vostro la vostra passione. E quindi ecco, in foto vedete Vulci, questa è parte del parco archeologico, questa invece ritrae una delle tante dei tanti sfondi naturalistici che noi abbiamo in Tuscia, quindi
ripeto, dal punto di vista naturalistico, siamo particolarmente ricchi, ecco. Noi tra E mi voglio riallacciare alla prossima foto che credo Roberto abbia. Quindi diciamo il viaggio in Tuscia si muoverà tra borghi e campagna, quindi tra archeologia e natura. E quindi vedrete questo stranissimo borgo fantasma. Celleno negli anni 30 del 1900 viene abbandonato e il borgo viene abbandonato per motivi strutturali. La popolazione si deve ritrarre, deve arretrare, deve andare su una sponda più, diciamo, più solida. Ma nei dintorni di Celleno, il borgo fantasma, sono diversi i problemi strutturali che colpiscono i vari borghi, le varie zone. Siamo molto vicini a Civita di Bagnoregio, che sicuramente è molto più famosa di Celleno, ma vi assicuro che Celleno, il borgo fantasma, ha un fascino particolarissimo. Ecco, qui siamo credo nell'apoteosi della natura. Il parco appunto archeologico naturalistico di Vulci prevede anche l'arrivo al cosiddetto laghetto del Pellicone, un laghetto naturale di origine vulcanica con una cascatella. L'acqua viene dal fiume Fiora e il laghetto del Pellicone è location per tantissime pellicole cinematografiche e ovviamente è uno dei luoghi naturalistici più belli del centro Italia. Beh, questa è Tarquinia, qui siete a casa mia. Io sono di Tarquinia, sto a Tarquinia, quindi ovviamente. Che dire, Tarquinia è la città più importante, sicuramente hai scritto benissimo, bella e famosa, perché indubbiamente forse tra tutte le città della Tuscia è quella più famosa in quanto le tombe dipinte che sono a Tarquinia fanno parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi chiaramente avremo la possibilità di visitare un sito unico. E il centro storico è un centro storico di grande importanza, tante chiese. Pensate che l'appellativo di San Gimignano del Lazio ci è stato attribuito perché abbiamo tantissime torri. Eccoci a Tuscania, Tuscania, altra meta del viaggio. Tuscania è una città anch'essa di origine etrusca, ma quello che a noi interessa è quello che oggi rimane. Sicuramente più famoso e è proprio la sua invece parte medievale, con due basiliche romaniche di grandissimo pregio, di grandissimo interesse, la Basilica di San Pietro e di Santa Maria Maggiore, un bel parco detto Torre di Lavello e Tuscania è sicuramente dal punto di vista medievale una delle città del centro Italia più importante. Ecco, questo è Sant'Angelo, il borgo di Sant'Angelo. Sant'Angelo e Celleno, sono veramente due borghi minori, come diceva prima, Roberto, due borghi minori, ma sono in netta rivalutazione e in netta rinascita. Sant'Angelo, pensate che è destinato ad essere spopolato, i cittadini, abbandonavano, il centro fin quando pochissimi anni fa. Si è costituita un'associazione e hanno abbellito e hanno chiamato degli artisti bravissimi che hanno praticamente riempito di fiabe i muri di tutto il piccolissimo paese. E quindi anche i pochi abitanti hanno cominciato di nuovo diciamo, ad avere un interesse. Questo è Pitigliano con l'acquedotto Mediceo. Pitigliano è uno dei tre borghi arroccati su dei cosiddetti borghi del tufo, Pitigliano, Sovana e Sorano, naturalmente difesi da questa rupe tufacea altissima, quindi occupati fin da epoca etrusca e oggi veramente perle della Toscana. E quindi ecco la parte sud della Toscana. E come vi dicevo, io vi accompagnerò in alcune di questi
di questi tour e ovviamente vi aspetto per potervi innanzitutto organizzare un tour che sia adatto alla vostra esigenza, quindi uno slow tour, quindi darvi il modo di catturare tutti i più possibili e interessanti momenti della Tuscia. Bene, Ecco. io ti ringrazio Claudia per la tua cortesia, anche per esserti connessa con noi questa sera, perché insomma abbiamo puntato molto per questi viaggi sulle competenze locali, sulle guide. Come molti dei nostri viaggiatori sanno, la guida è una parte fondamentale dei nostri viaggi ed è sempre molto difficile trovare guide disponibili, competenti che sappiano accompagnarci. Con Claudia invece siamo in ottime mani e questo è il motivo per il quale l'abbiamo voluta con noi questa sera perché fosse lei stessa a raccontarci casa sua e le bellezze del suo territorio e perché ci teniamo moltissimo non solo all'aspetto fotografico, ma anche a capire il territorio grazie a chi lo conosce, a chi lo vive e chi lo ha studiato e vuole condividerlo con noi. Ricordiamoci che fotografiamo solo ciò che conosciamo e quindi naturalmente se qualcosa non la conosciamo, andare in un parco archeologico si vedono quattro sassi appoggiati l'uno sull'altro oppure si entra in un pezzo di storia. Ovviamente entrando nel pezzo di storia, grazie alla guida locale, abbiamo la possibilità anche di migliorare le nostre foto perché sappiamo cosa andiamo a raccontare con le nostre immagini. E siamo in perfetto orario, mancano pochissime slide che sono quelle delle iscrizioni perché, come vi dicevo, anche se i viaggi sono confermati e mancano pochissimi giorni, abbiamo ancora tempo per iscriversi ai nostri viaggi. Le Orme di Circe parte dal 20 al 24 luglio, quindi lunedì prossimo, fra una settimana. Chi volesse iscriversi, il viaggio è già confermato. Basta andare sul link che vedete e che vi ha condiviso Simona poco fa, che vi condividerà anche di nuovo tra poco. Comunque il link, questo lo trovate nella chat sulla vostra destra, qui nella diretta, e potete cliccarci, andate direttamente sul sito. Basta, sul sito trovate il form verde, trovate tutte le informazioni, tutti i costi specifici. Nel form verde segnate le voci che volete selezionare e che volete scegliere e il preventivo vi arriverà domani mattina e tra una settimana partiamo. Cosa è compreso? Sono compresi mezza pensione, la guida locale che in questo caso sarò io, più come testimonial che come guida, sono comprese quasi tutte le visite e il mio lavoro fotografico e organizzativo. Quanto costa tutto questo? Partiamo da 700 euro a persona, in realtà sono 720, ma per chi si iscrive a entrambi i viaggi c'è uno sconto di 20 euro a persona a viaggio, quindi risparmiate 40 euro. Se vi iscrivete a entrambi i viaggi. Anche agli Etruschi, quindi, come vi dicevo, è compresa la guida locale che è la nostra Claudia Moroni, che avete appena
conosciuto, sono comprese quasi tutte le visite anche in questo caso, alcune non sono acquistabili da prima e dobbiamo pagarle necessariamente sul posto, sono compresi tutti i pernotti naturalmente, tutte le colazioni e alcune cene, ce ne sono un paio che faremo in ristoranti convenzionati. Come vi dicevo, anche qui il link già ve lo ha dato Simona per avere maggiori informazioni, cliccate sul link che vedete nella chat di destra, il link di Echi Etruschi, riempite il form verde opzionando se volete il pulmino, se non volete, se volete la camera singola, eccetera. Tra l'altro c'è anche l'agenzia, il tour operator TB World che è connesso e se avete ulteriori domande da fare ve le daranno loro in diretta anche qui. Il costo per entrambi i viaggi è lo stesso e quindi a partire da 700 euro a persona per chi li fa entrambi e poco di più, quindi 720 euro per chi ne fa uno solo. Io a questo punto lascerei lo spazio per eventuali domande che potreste avere. Prego Simona di rimetterci in connessione video tutte e tre, io, tu e Claudia, così possiamo rispondere ad eventuali domande. Allora, Alessandra chiede in cosa consiste la mia assistenza al porto fotografico, dato che è un viaggio fotografico. Certo, grazie ad Alessandra che mi fa una domanda correttissima, dato che lei non ha mai viaggiato con noi, e quindi lo dico a uso suo e di tanti altri che invece possono avere questa stessa domanda. In realtà i nostri viaggi sono dei viaggi fatti per appassionati di fotografia e anche per persone che vogliono approfondire la loro conoscenza. Noi non faremo un vero e proprio workshop in aula con una vera lezione di fotografia, ma è il programma stesso ad essere pensato per dare il tempo e il modo di fare fotografie con la giusta calma, il tempo che non si trova quando si viaggia con altro tipo di tour organizzati, non ad uso dei fotografi, ma per viaggiatori normali. Queste persone, gli appassionati di fotografia che viaggiano con gruppi normali, normalmente sanno che i tempi per fare delle belle foto non ci sono, che il tour non fotografico è un tour che mira a fare tante tappe in poco tempo e in cui la foto che si riesce a fare è una foto ricordo e non si ha il tempo di fare nulla di più. In particolare le crociere più di tutti risentono di questo tipo di problematiche legate alla velocità. Nei nostri viaggi è vero esattamente il contrario. Dopodiché la sera rientriamo, abbiamo chiesto la mezza pensione proprio perché in particolare nel viaggio sulle orme di Circe ci sarà la mezza pensione tutte le sere. In questo modo noi, una volta arrivati in struttura, potremo rilassarci, farci una doccia, vedere da subito le foto che sono state fatte durante il giorno, commentarle e poter migliorare. Naturalmente il nostro lavoro è anche quello di essere presenti sul set ogni giorno per dare dei consigli direttamente al momento dello scatto, quindi subito prima o subito dopo per migliorare e seguire quindi gli scatti di ciascuno, facendo proprio come farebbe un personal trainer in palestra che dà a ciascun allievo
i consigli migliori per migliorare le proprie personali specifiche prestazioni. Noi in fotografia facciamo esattamente la stessa cosa. Spero di averti risposto e se ci sono altre domande posso rispondere naturalmente anche ad altri. Mi dice Simona che non ci sono altre domande. Spero di aver risposto ad Alessandra per quello che mi ha chiesto. E se ci sono altre domande per Claudia o per Tibiword, che ci risponde comunque in diretta in chat anche loro, ricordo agli amici della Tuscia che se vogliono vedere il loro territorio con occhi nuovi, quindi con un programma fatto in casa loro con occhio fotografico, possono rivolgersi direttamente a Paola Congiu dell'agenzia Mille Terre di Vetralla, che è connessa e ha condiviso la nostra diretta nei suoi spazi, per cui grazie a Paola potrete anche connettervi, visitare casa vostra con un occhio diverso fotografico, con un percorso decisamente interessante e molto stimolante proprio per vedere casa propria con altri occhi. Se credete che io sia pazzo, vi posso garantire che l'anno scorso abbiamo fatto vacanze romane al quale hanno partecipato diverse persone di Roma e hanno visto la loro città Roma con occhi totalmente diversi. Tornavano a casa a dormire la sera, ma facevano tutto il tour insieme a noi. Voi, a seconda delle distanze, potete dormire con noi o tornare a casa e fare su e giù con la vostra macchina. Di tutto questo potete parlarne tranquillamente con Paola oppure chiedere a me se volete altri suggerimenti fotografici. Con questo, se non c'è veramente altre cose, vedo un intervento di Tibiword che dice: naturalmente, certamente Tibiword a sua volta è a disposizione per confermare tutte le altre richieste che già sono state fatte o che arriveranno questa sera tramite i link che avete visto apparire qui nella chat. E se non c'è altro, noi stasera chiudiamo in perfetto, perfettissimo orario, come da programma. E io vi ringrazio di essere stati con noi fino a questo momento. Ringrazio anche Claudia che ci ha seguiti da casa, connessa anche lei. Ringrazio Paola e Tibi, che Paola Congiu e tutto il tour operator Tibiword che ci hanno seguiti per la parte dedicata alla commercializzazione dei nostri viaggi. Ringrazio Simona che stasera era in regia al mio posto e che invece ha fatto sì che tutta la diretta andasse benissimo. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima serata che faremo per presentare Vacanze Romane, che sarà dal 12 al 16 di agosto. Grazie a tutti, buona serata, buona foto e buona luce a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.